48 anni fa. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare. 22 maggio nel rione di Capo, nella vecchia Palermo. Le mogli dei siciliani di sangue caldo celebrano la loro festa. E questo è il quartiere dei piccoli commerci. Scarpe, roba americana, abiti vecchi, polipi bollini. Senta, oggi è la festa di Santa Rita, vero? Sì, è la festa di Santa Rita, è la santa che noi accettiamo tanto qui a Palermo. La chiamate anche Aggiusta Marite? La chiamiamo Aggiusta Marite perché le donne vanno in chiesa sempre per pregare questa santa che hanno il marito che è imbriacone, che è un uomo rebusciato, giocatore delle carte. E siccome queste donne che noi teniamo, sì, che siamo gelosi di queste donne sono gelose anche da noi, ecco che già se ne vanno a raccomandare questa santa per aggiustare i mariti. Anche mia moglie è andata lei per aggiustarmi a me stesso, ma chi deve aggiustare? Vabbè, io so che... E dopo 48 anni rieccoci da capo a Palermo per vedere la festa di Santa Rita, la Giusta Mariti, nella chiesa di Sant'Agostino. Purtroppo Santa Rita non ci aiuta per ora, piove. Io mi sono portato questo cappelletto, siccome sai, una coppola qui a Palermo non fa mai male. A proposito di acqua, ne è venuta giù tanta. Ha piovuto tutto il giorno. Non c'è nessuno da queste parti della chiesa di Sant'Agostino. Le rose, siamo sulla buona strada. Le famose rose di Santa Rita. 7 rose, 5 euro. Oh, un affare. Signora, l'ultimo mazzo 5 euro. Signora, l'ultimo mazzo 5 euro, signora. Per la verità, allora costavano un po' meno, eh. Ci sono tanti modi in Sicilia per reagire agli impulsi della gelosia, dell'onore offeso. C'è la violenza, lo sfregio, la minaccia. Ma c'è anche un altro mezzo, forse meno noto. Ed è quello delle donne del quartiere Capo che il 22 maggio indossano l'abito di Santa Rita. Santa Rita non è di queste parti, è una santa continentale. Eppure qui Rita d'Acascia ha trovato migliaia di fedeli affettuosi, come queste donne che incontriamo nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino. Rita d'Acascia aveva un marito violento, poi il marito fu ucciso e poi ancora i figli meditavano la vendetta che fu scongiurata dalle preghiere della santa. Non è da molti anni che si celebra questa festa, perché la santificazione di Rita risale a una sessantina d'anni fa. Però la sua figura è diventata popolare come quelle dei santi più antichi e venerati. La chiamano avvocata dei casi disperati, quella che lascia sempre la porta aperta alla speranza. Domenica giornata di scirocco. Uè. In 2 ore ho contato circa 10.000 rose. Fare un po' che fresco, metta finescia vane duzze. Ecco, una delle tante coppie devote a Santa Rita. Lei ha addirittura il vestito di Santa Rita. Sì, da quando sono nata. Cioè? Da sempre, mia mamma mi ha inculcato questa tradizione. E questo vestito si imposta? Noi lo tramandiamo sempre. Quando si sciupa lo conserviamo perché è benedetto e allora si fa nuovo. Qua la gente viene tutti i giovedì, perché prima del 22, prima della festa liturgica, c'è un periodo di preparazione che è fatto di 15 giovedì solenni di Santa Rita. E la gente viene, la patronatura della chiesa è sempre piena. Chi entra a scalzi, chi entra dal principio, come dalla fine della chiesa fino all'altare inginocchiata. Tante si confessano. Signorina, mi scusi, volevo qualche informazione da lei. Questa festa di Santa Rita raccoglie molti fedeli, vedo. Che cosa si chiede? Si chiedono in generale moltissime grazie, ma soprattutto è una festa, insomma, che si dedica particolarmente a questa santa, tutte le donne, insomma, sposate che desiderano delle grazie particolari. Di solito cosa chiedono?
di solito chiedono insomma delle grazie, soprattutto come disse un momento fa, per avere, per ricevere insomma da parte dei mariti quando insomma hanno delle la fedeltà dei mariti insomma in generale. Santa, cadi bigiosa di ogni lamento, santo, santo. Molte donne venivano qui perché chiedevano un buon marito. È vero, la tradizione vuole questo. Che aggiusta venga... mariti. Sì, aggiusta mariti, vero. Ci avete qualche marito da aggiustare? No. Voi? No, non ne abbiamo proprio neanche mezzo. La famiglia come casa mia. Le donne sposate, sì. Si raccomandano a Santa Rita perché gli dia un buon marito. Le dia un buon marito. E poi anche perché glielo... faccia insomma aggiustare. No, aggiustare così l'antica femmina senza peccato. C'è il motto che noi diciamo: Santa Rita aggiusta marito. Aggiusta marito. Il motto è di solito l'aggiusta, eh? Sì. Ne abbiamo visto quando ci riesci. Lei è devota di Santa Rita. Sì. Le donne chiedono un buon marito, si dice la giusta marito, sì. Ma se per esempio io ci avessi una moglie che non va bene, una moglie rotta, Santa Rita me la ripara? Certo. Sì? Certo che quindi gliela io posso andare dentro a chiedere? Certo che può andare dentro a chiedere. Lei crede che mi esaudirà? Certo. Lei, deve avere speranza nel cuore, se lei non ha speranza nel cuore non si esaudisce niente, sì. Quando sono venuto qui 50 anni fa, si diceva Santa Rita aggiusta mariti perché rendeva gli uomini più buoni, almeno si sperava che diventassero più buoni, e pochi venivano in chiesa. Adesso invece, se guardate, i mariti sono stati quasi tutti aggiustati perché oggi sono venuti in massa, vengono in massa alla festa di Santa Rita, e anche questa è una modificazione profonda dei tempi. Non si va sempre in peggio. Che questi santi semplici, diretti, quasi elementari siano sbocciati nella nostra epoca, vorrà di certo qualcosa. Che cos'è cambiato in questi 50 anni? Sono cambiati i tempi. Il progresso, l'evoluzione. Siamo andati indietro o avanti? No, avanti, diciamo, avanti, perché le persone sono sempre assidue, sono molto devoti, vengono a chiedere le grazie a Santa Rita. Ma sono diminuiti i no, devoti? No, sono aumentati, no. Come si spiega? E tutti dicono che invece scappano dalla religione. Invece si avvicinano, perché vedo che ci sono pure giovani, abbastanza uomini, perché prima vedevo molte donne e anziane. Ora invece vedo pure molti giovani, abbastanza. Quindi siete contenti? Abbastanza. Oh, quindi tra l'altro sono avvenute tutta una serie di cambiamenti. Questa cosa laggiù in fondo, per esempio quella parete lì, quella è una parete del 200 che è stata riscoperta in questi anni. È stata riscoperta verso il 65, gli anni 60. Appunto, quando sono andato via io nel non frattempo... Non c'era, ancora c'era la porticina della sagrestia che si è entrata quella porta. Le strutture del 1200. Ecco. Questa è mia cognata. Scusa, ma io... Quando ero bambino. Ma lei era bambino? Avevo 9 anni. E oggi? Io sono del terzo ordine, faccio parte, sono terziario. Sono priore del terzo ordine e ministro straordinario della Quaresima. Siete tutti laici? Sì, siamo terziari agostiniani e devoti di Santa Rita. Lei deve sapere che il siciliano è legatissimo alla famiglia e la donna, siccome è fedele allo sposo, richiede altrettanta fedeltà. La gelosia, direi, è quasi scampievole e per conseguenza quello che l'uomo desidera dalla donna, la donna desidera dal marito. Meglio la morte e non questo dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, certo dello me corri, l'amore mio setto. Il siciliano geloso è perfino violento a volte. È quasi un luogo comune, via. Una volta ci andavano le donne, io ne trovai tante, che venivano a raccomandarsi a Santa Rita, la chiamavano l'angiusta mariti, eccetera. Invece adesso ci sono i mariti, sono venuti in chiesa. Sì, ci sta certamente una maggiore partecipazione di uomini, ma complessivamente
credo che la devozione a Santa Rita sia maturata. Signorine, scusate, come sono i fidanzati di solito? I fidanzati di solito sono buoni, ma del resto qualche volta capita qualcuno cattivo, insomma, per farlo ritornare buono o per non lasciarla, per qualcos'altro, si prega a Santa Rita, si fa anche il voto e la grazia riesce. Lei ha fatto un voto, ho visto. Sì, ma io l'ho fatto per mia cugina, siccome è morta una cugina mia sono rimasta impressionante. Allora ho promesso a Santa Rita questo voto finché me l'antrasse questa immagine davanti agli occhi. Secondo lei come sono i fidanzati siciliani? Sono buone, se sono buone se sono cattive, sono così. Ma lei è soddisfatta? Io veramente soddisfatta no. Come mai? Forse sarò un tipo diverso, ma non sono soddisfatta dei siciliani. Perché che c'hanno i siciliani? Ma non so, sono volubile. Si veniva a chiedere una volta la grazia, si diceva Santa Rita aggiusta mariti. Che ci avevano questi mariti per essere migliorati? Che gli manca ai siciliani? Nulla, il lavoro. E quindi non soltanto la grazia per i fidanzati, dietro i volti di queste migliaia di persone approdano nella chiesa di Sant'Agostino domande drammatiche, dure. Le persone vengono a scaricare i loro problemi e a trovare una soluzione. Il perdono cristianamente è la cosa più importante da praticare e non sempre è facile. Bene, Santa Rita, ecco, perlomeno da questo grandissimo messaggio, che senza il perdono la società non si rinnova, non si cambia. Padre, quante ne ha benedette oggi? Non lo so, un mille che so, non lo so, non so il numero, perché troppe persone ci sono. Se ne puzza come le chiore tu. Ora, davanti alla Santa Aggiusta Mariti, avvocata dei casi disperati, c'è un vasto tappeto di rose. Nel costume siciliano, così spesso drammatico e chiuso, c'è posto anche per una cerimonia gentile come questa. Centinaia di donne che alzano mazzi di fiori invece di rivendicare con violenza il loro amore di mogli o di fidanzate. A proposito di Sant'Agostino, ci dica una frase di Sant'Agostino, non me ne dica una difficile, me ne dica una semplice che raggiunga il cuore. Le dico una frase semplice e anche difficile però da interpretare. È come tutte le cose semplici. Senta, Sant'Agostino diceva, superando tanti particolarismi, tante minuzie in cui spesso anche noi cristiani ci disperdiamo. Ama e fa quello che vuoi. Sì, si lascia la chiesa di Sant'Agostino, la chiesa di Santa Rita a Palermo, con una strana percezione. Anche se non si possiede una fede perfetta, si ha come l'idea di lasciare la casa di un'amica presso la quale in fondo si può sempre tornare. Tutto l'amore che ho.